rassegna stampa di oggi, 17 febbraio 2018. Questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Elezioni e corsa al voto utile. Il centrodestra cresce al nord, il Movimento 5 Stelle al sud e 69 collegi decidono se ci sarà maggioranza. L'analisi di dati, proiezioni e supermedie di Rosatellum.info, la piattaforma di Quorum Utrend per reti. Al nord è quasi cappotto, a parte alcune aree urbane. Le regioni rosse non esistono più, ormai è un fortino di resistenza tra Firenze e Bologna. Sud, campo di battaglia finale, qui 43 collegi con distacchi inferiori al 5%. E infine i candidati illustri, Sgarbi in vantaggio su Di Maio, Esposito perde a Torino con il Movimento 5 Stelle, Fico vince a Napoli, La Bonino e Gentiloni resistono a Roma, Casini blindato, Renzi e Boschi senza problemi, anche se Arezzo il centro-sinistra valla grande. Napoli, il boss dei rifiuti sull'appalto, il 15% per te e il figlio di Vincenzo De Luca, Roberto. E il commercialista dice sì. L'ex boss di Camorra e rifiuti si è presentato all'assessore al bilancio di Salerno, Roberto De Luca, col suo nome vero, Nunzio Perrella. Si è fatto passare con l'organizzatore dell'appuntamento, il commercialista Francesco Colletta, come imprenditore di una multinazionale. Perrella ha discusso con il professionista di Angri, provincia di Salerno, e con il rampollo del governatore PD della Campania, Vincenzo De Luca, appunto di come smaltire i milioni di ecoballe che infestano la Campania. Roberto ha ricordato che c'è già qualche gara in corso e poi ha fatto riferimento a una telefonata da fare al professore B o un altro tecnico della regione, insomma, per assaggiare Perrella in via sperimentale, dopo avergli chiesto se si occupava solo di ecoballe e sentendosi rispondere da Perrella che la sua azienda può fare di tutto. Bollette elettricità, dopo riforma delle tariffe, esplodono i costi per le seconde case, ma la stangata è rinviata al 2019. Le modifiche volute dall'autorità per l'energia spostano gli oneri di rete e di sistema dalla parte variabile a quella fissa, con il risultato che viene penalizzato di chi consuma poco. L'ultima fase avrebbe dovuto scattare a gennaio 2018, ma il governo ha deciso di farla slittare visto che comporta inevitabili aumenti di spesa annue per larghe fasce della popolazione. Elezioni 2018, Prodi sceglie insieme, benedice Gentiloni. Ha le idee chiare, dice. L'ex premier ha parlato all'iniziativa promossa al Teatro delle Celebrazioni di Bologna dalla creatura politica guidata da Giulio Santagata, Angelo Bonelli e Riccardo Nencini, che il 4 marzo sarà in coalizione con il PD. Messico, scossa di terremoto di magnitudo 7,2, precipita un elicottero durante sopralluogo, due i morti. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale Città del Messico, a 500 km dall'epicentro. Decine di edifici danneggiati e migliaia di sfollati, ma nessuna vittima. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.